Sto dal vivo, mi sono scordato come si attivava lo streaming. Mi sono scordato come si attivava lo streaming. E infatti ho schiacciato il bottone e sto dal vivo. Sto dal vivo. Sto dal vivo, adesso vengo. Non mi sono preparato. Sto dal vivo. Mi sembra che è un anno. È un anno che non faccio streaming qua su questa piattaforma. Eccomi qua. No, un momento, forse devo fare pratica col treppiede, col cavalluccio. Col cavalluccio, ma non so perché si vede così. Forse devo alzare di più. Non lo so, devo fare pratica. Comunque sto dal vivo. E mi sembra che la piattaforma mi dice che è un anno che non faccio live. Intanto in quest'anno io credo un anno, predice 1H. Sapete dirmi se si tratta di un anno o no? Poi non so, quest'anno non è stato bisestile. Eccoci qua. Allora, chissà quanto tempo è passato, però vedo che mi vengono bene le live con questo cellulare che ho avuto in marzo 2023. Si tratta del Motorola Edge 30 Fusion. Un anno, in un anno succedono tante cose. In un anno succedono tante cose. Ah, mi piace l'idea di potermi filmare col cellulare e fare una cosa al volo. E poi questo mi sembra che le live le regge meglio. Vediamo come esce, perché io molte volte, prima con il Motorola Moto X seconda generazione e poi con questo, tanto so che sarà una live che almeno partecipassero in chat 3 persone. E poi con questo cellulare, il Motorola Moto E7 Power. Non si trasmettevano bene le live, a volte ne facevo una che durava 1 ora con il Motorola Moto E7 Power e registrava solo, rimanevano solo 7-8 minuti di live. Invece speriamo che con questo cellulare che è di gamma alta le cose possano cambiare.
vorrei passare a questa piattaforma. Io sto su YouTube, non so se qua si possa pronunciare, ma questa non si può pronunciare là. Anche se poi c'è il mio carissimo amico Dancol che carica i video fatti qua, le live fatte qua, in spezzoni in YouTube. Però diciamo che molte volte sono venuto qua bazzicando in questi paraggi, ma siccome c'ho ancora poco proselitismo, me ne vado. Però è fatta bene la grafica questa volta. C'ho 1100 persone che mi seguono. E nessuno che entra, e nessuno che entra, nessuno che entra in live. Capito? Allora, questo forse questo video lo salverò come premiere in YouTube. Vabbè, allora questi sono i risultati miei in YouTube. Sono risultati molto buoni per il mio promedio. Comunque volevo introdurre un tema qua. C'ho dei picchi di ascolto di 5.000 riproduzioni. Volevo introdurre un argomento che è quello, vedete, 35.000, a volte 45.000, 70.000 riproduzioni ogni 28 giorni su YouTube. Allora, vediamo, veniamo al clou. Orsini, il professor Alessandro Orsini. Mettiamo un po' qua la suoneria. Spegniamo lo schermo. E c'ho 73% di carica. Il professor Alessandro Orsini si è uscito dicendo che il suo amico o il suo non so se mi taglia la testa l'inquadratura, perché a volte mi abbasso e sto troppo basso, a volte mi filmo il suo amico John Ampio lo menzionava
come insigne esperto, e tutto il mondo a contraddirlo, che è stato un errore di Orsini, che John Ampio non esiste, mister John Ampio, lui diceva mister John Ampio e faceva lo spelling del nome. Vediamo un po' di mettere un po' in alto, speriamo, ecco, il cellulare che sta bene attaccato, non vorrei scivolarsi. Ecco qua, mi sembra meglio. Devo sempre ricordarmi di non mettere la luce diretta perché altrimenti mi acceca. Anche frontale il cellulare perché è storto, insomma. E diceva lo spelling A-M-P-I-O, Ampio, John Ampio, la corda, il cavo elettrico. Mister John Ampio, A-M-P-I-O, e tutti a prenderlo in giro. Invece no, aveva ragione il professore Alessandro Orsini. Mister John Ampio, ho investigato io sul web, ed esiste, veramente, non è un'immaginazione del professore. Esiste veramente, non se l'è immaginato. Quello che invece è immaginario, che mister John Ampio si è immaginato, è niente di meno che lo stesso professore Alessandro Orsini, che è frutto dell'immaginazione di John Ampio. Cioè è stato John Ampio che per errore ha creato nella sua immaginazione il professore Alessandro Orsini. È lui la simulazione della mente di John Ampio, di mister John Ampio. Il professor Alessandro Orsini, la volta che mister John Ampio smette di sognare, sparirà Alessandro Orsini. Tutti si chiederanno: ma dove è andato a finire? Che non lo si trova più, perché già sta iniziando a sparire un'altra creazione di mister John Ampio, che se l'è sognata, carta bianca. Ecco, tutti credono che carta bianca si chiami così, ispirata al giornalismo. Non so se la conduttrice si chiamava Bianca Berlinguer, tanto per essere di sinistra in Rai 3 si chiamava Berlinguer, e tanto per condurre un programma titolato Carta Bianca lei si chiamava Bianca, se non mi sbaglio. Ma il programma al quale si ispira Carta Bianca nel nome non è né il nome della conduttrice, né la carta del giornale, né è questo. Ecco, questa non è bianca perché c'ha le tartarughine, che guarda caso sono di colore marrone e verde, poi rimarranno tutte marroni. Poi non so perché un motivo balneario, ma Carta Bianca si ispira a questo tipo di carta, per quello ci vanno ospiti come Lilin, il professor Orsini,
che si ideano cose machiavelliche circa i fatti del mondo. Ci va anche uno scrittore, Saviano, che è uno scrittore di racconti, e tutti, soprattutto in Rai 3 e In che tempo che fa, che adesso non si sa che tempo che fa perché non lo fanno più come programma, i milioni e milioni che pagavamo a Fabio Fazio e Luciana Littizzetto per invitare gente come Lilin, Saviano e il professor Alessandro Orsini, che è il sogno di Mister John Ampio, pagavamo coi soldi nostri, delle tasse. Adesso che tempo che fa non lo fanno più, ma purtroppo continuano a fare Sanremo. Devono giustificare in qualche modo che prendono i soldi del canone. Io lo abolirei il canone pubblico, perché appunto con i nostri soldi poi danno il cachet di invitati a Lilin, al professor Orsini e a Saviano, che è uno scrittore magari buono di racconti, di novelle, di romanzi, ma non è che fa del giornalismo. Ci sono dei giudici, dei magistrati, dei pubblici ministeri che scrivono realmente cose che li mette a rischio sulla mafia, eppure non vendono, eppure non gli fanno pubblicità. Ci va uno scrittore di racconti come Saviano e gli fanno tanta pubblicità, ma se ci va un pubblico ministero che scrive libri di saggistica sulla malavita organizzata, non fa audience, la gente vuole divertirsi, allora chiamano uno scrittore che scrive cose come quelle che ha scritto Puzzo, si chiamava così, circa il padrino, la mafia, il mandolino, la pizza in Little Italy, Lucky Luciano idealizzato, Vito Corleone, cose immaginarie, e fanno i film, vende milioni di libri. Pubblici ministeri nordamericani che scrivono sulla mafia vendono poco o nulla, a meno che non scrivono quello che la gente vuole ascoltare. E voi che ne pensate? Commentate qua sotto. È giusto che coi soldi del canone e magari anche altri soldi delle tasse paghino degli invitati nelle trasmissioni Rai in generale, che non apportano nessun contenuto, ma che il loro contenuto è un po' parassitario, che sono dei fenomeni che alimentano il baraccone che ormai è diventato il servizio pubblico televisivo italiano. La Rai una volta trasmettevano più cultura, vogliamo più Super Quark, vogliamo più Voyager, vogliamo più Blu Notte, ecco, meno carta igienica, meno carta bianca e più Blu Notte, più report, più programmi che realmente come quelli degli anni 60 e 70, che non mi ricordo come si chiamavano, ma che cercateli sul web, su YouTube. Sono dei programmi che facevano delle investigazioni sulla loggia P2, su Gladio, su gli attentati in Italia, sul caso Ustica. Ecco, oggigiorno non se ne parla più, veramente non se ne parla, non si ha più considerazione.
Io faccio così le live, voi lo sapete. Qua forse non lo sanno in molti perché non ho l'abitudine di fare live molto larghe. Poi per il momento non è entrato nessuno, perché non è entrato nessuno. Allora vediamo un po'. Mi stavo scordando che per una piattaforma devo fare un video prima della mezzanotte. Allora, vediamo un po'. E per una rete sociale. Voglio fare i capelli blu. Infatti io sto fra uno dei Questo in compagnia del mio girafino, che però scivola sempre sul cuscino, e il girafino sul cuscino scivola sempre. Allora, vediamo un po'. Ah, c'ho una persona in linea! Bene, grazie, chiama altri due, chatta un po', che io non so, dal cellulare non riesco a chattare. Però intanto faccio questo video. Hola a todas y todos, queridos amigos míos. Les deseo hoy de tener un feliz martes 5 septiembre 2023. Saludos a todos y gracias por seguirme. Desde vuestro Saint-Etienne. Ciao, hago un video breve para publicar antes de la medianoche en Beijing. Así lo consideran como parte del día. Gracias por seguirme y me sigan en YouTube. Ciao, ciao. Y escriban acá abajo que piensan hacer hoy y compartan el video para que también otros puedan decirlo. Ciao. Díganme cómo han empezado la semana y cómo la van a concluir. Ecco qua. Forse non ce la faccio a pubblicare